chiamo Andrea Sarri, titolare del ristorante Sarri in Imperia. Abbiamo aperto da 3 anni, perciò da non molto, un ristorante di nuovo concetto, però con legami con la tradizione, una cucina innovativa ma di prodotto. Abbiamo un orto nostro e usiamo solo pescato di Peschereccio. La ricetta scelta è un rombo con asparagi violetti dal Benga, panissa soffiata, marò di fave e battuto ligure. La ricetta è il rombo, gli asparagi violetti dal Benga, marò di fave, panissa soffiata e battuto ligure. Per il marò di fave serviranno le fave, l'aglio, il parmigiano e i pinoli. Per il battuto ligure, olive taggiasche, capperi, acciuga di salata e per la panissa sarà farina di ceci ammollata nell'acqua, cotta e inserita nel sifone. Metteremo del limone candito per decorare il tutto. Primo passaggio è la preparazione della panissa, che viene messa a bagno per 12 ore in acqua fredda, dopodiché portata a bollore e diventa quasi come una polenta. E viene montata al mixer e poi messa in un biberon. Per il marò di fave, come un pesto di basilico, ma a posto del basilico si usano le fave. Perciò pinoli, parmigiano, sale e fave e aglio, poco. Invece per quello che riguarda il pesce, il rombo filettato, pulito, viene solo qualche granello fiocco di sale, olio extravergine oliva e taggiasca, scottato velocemente in padella. Anche l'asparago appena sbollentato in acqua bollente, raffreddato in acqua ghiacciata e poi arrostito velocemente in padella. Questo è il limone candito, il battuto ligure, andiamo a mettere la panissa soffiata, il marò di fave, poi dalla Liguria alla Maggiorana, qualche fiore di borragine, qualche piccolo germoglio. Nel Mediterraneo il 90% degli stock ittici è considerato sovrasfruttato. Questo vuol dire che lo sforzo della pesca è superiore alla capacità del pesce di riprodursi. Questo ci porterà a un futuro con sempre meno pesci e a dei mercati che già tuttora dominano le nostre città, piene di pesce che viene da centinaia o migliaia di chilometri di distanza e molto spesso pescato con metodi distruttivi. Un altro grande problema è la concentrazione del mercato su poche specie, molto spesso quelli che sono i grandi predatori dei nostri mari come tonno, pesce e spada, e che ha portato a una grande richiesta di mercato di queste specie, ma nello stesso tempo se ne sono dimenticate tantissime che invece erano parte della nostra cultura culinaria. Per questa ragione World Rise ha unito le forze con Cooking Med e grazie al supporto di Irinox ha sviluppato questo progetto chiamato Il pesce povero, la vera ricchezza dei nostri mari. Questo progetto si avvale del contributo importantissimo degli chef di altissimo livello per cercare di rivalorizzare tutta una serie di specie che purtroppo hanno pochissimo valore commerciale ma che sempre sono state presenti nella nostra cultura culinaria. Abbiamo fatto una selezione molto accurata di queste specie basandoci su criteri di sostenibilità importanti, quali per esempio il rispetto del periodo di riproduzione
della specie in questione, piuttosto che il fatto di avere dei dati scientifici forti sull'abbondanza della specie nei nostri mari e anche, molto importante, la metodologia di pesca e gli attrezzi con cui questa specie è stata pescata, quindi andando a valorizzare quella che è la piccola pesca artigianale costiera italiana.